Di nuovo insieme in Psiche e dintorni. Oggi parliamo di favole, ma quanto è bello il ricordo della nonna che ti raccontava la fiaba e piano piano ti addormentavi. A volte si addormentava la mia, pur essendo una nonna sprintosa, ogni tanto gli andava ricordato: nonna, dunque stavi dicendo, ah, allora, pollicino. E vabbè, le nonne non lo so se raccontano ancora le novelline, le mamme. Uguale, certo è che comunque ci sono operazioni in tal senso sulle web in questo periodo. Ce ne parla Elena Lorenzini, psicoterapeuta, alla quale chiedo subito: ma hanno un aspetto terapeutico le favole, le fiabe? Allora, innanzitutto ciao, no? Ciao. Effettivamente hanno un effetto terapeutico, no? La speranza, l'affrontare delle paure, ad esempio, no? Mi viene in mente che di solito poi le fiabe, le favole, le leggende, no? Sono un modo per esorcizzare anche alcuni temi difficili. Mi viene in mente tutto il tema della morte o della paura, il coraggio, quindi hanno un effetto terapeutico e poi educativo, no? E oggi vorremmo parlare di un'esperienza, secondo me, bella e positiva in questo periodo, che è nata in un paesino vicino a Bologna che si chiama Castiglione dei Pepoli, dove un assessore, un'assessora anzi, ha trasportato, quindi la lettura veniva fatta il sabato mattina in biblioteca al telefono. Quindi tutti i sabati mattini, da mattina dalle 9 alle 12 è possibile chiamare questa dottoressa, praticamente questa assessora, che non, ora mi sfugge il nome, che legge praticamente queste storie ai bambini, no? E legge delle storie, insomma, molto belle, perché legge le favole al telefono di Rodari. E partendo proprio dalla storia in queste favole al telefono di questo padre che abitava lontano e che tutte le sere telefonava alla figlia per leggergli una storia, no? E ha proprio deciso di farla al telefono e non su Skype o altri mezzi, perché il telefono permette l'immaginazione, no? Perché ti leggo una storia, però te non mi vedi e quindi inizi a immaginarti chi c'è dall'altra parte, o comunque le parole iniziano a prendere un'immagine nella nostra testa. Sì, ti crei tutto un mondo. Tra l'altro Rodari è molto fantasioso perché in quelle favole siamo sul surreale oltre che sulla fiaba, no? Perché il bambino che improvvisamente diventa invisibile o insomma altre storie che sviluppano molto la fantasia. Molto, e il principio, diciamo, per il quale poi questa donna ha fatto tutto ciò parte dal fatto che l'immaginazione, la fantasia è quello che ci permette di superare momenti bui, no? Soprattutto se siamo bambini. E lei prende esempio spunto dal film un po' La vita è bella di Benigni, no? Nel quale, diciamo, cerca di far affrontare al figlio una cosa, diciamo, non la tragedia, no? Più grande. E quindi lei dice, in questa situazione cerchiamo di aiutare i bambini a essere più sereni, perché se i bambini sono serene anche le famiglie e quindi si vive tutti un po' meglio, no? E quindi lei gratuitamente fa questa cosa tutti i sabati. E tra l'altro fa un'altra iniziativa, secondo me molto carina, che per Natale metterà, almeno così dice questo articolo, delle cassette della speranza, nel quale adulti e bambini potranno inserire delle lettere per raccontare quello che hanno vissuto e la speranza del futuro. Dice, per poterla leggere, speriamo, tra qualche anno, dimenticandoci questo periodo, però diciamo un piccolo ricordo a quello che abbiamo vissuto. Rimane una testimonianza. E beh, come diciamo così, le richieste che si fanno a Babbo Natale. Tra l'altro, non so se hai letto, c'è un signore che così per scherzo ha messo sul web la sua immagine dicendo sono Babbo Natale, c'è chi ci ha creduto e gli ha inviato lettere, richieste e quant'altro. Va bene, Babbo Natale ancora non arriva, arriverà fra qualche giorno, poi magari parliamo anche di lui, durante Psiche e dintorni. Alla Certo. prossima, ciao! Ciao.